Plantronic Backbeat 3100. Plantronic Backbeat. Plantronic Backbeat. Plantronic Backbeat 3000. Plantronic Backbeat Fit 3100. Ottime per lo sport, ma per il resto, vediamole insieme. Ah, dimenticavo, ricordati di lasciare un like, molto importante per me. E se vuoi vedere altri video come questo, iscriviti al canale e attiva la campanella qui sotto per le notifiche. Ed eccoli qui gli auricolari wireless della Plantronics, completamente resistenti all'acqua e al sudore, certificazione IP57. Si agganciano intorno alle orecchie tramite un gancio in silicone, molto comodo devo dire, e confortevole, non ho mai avuto alcun problema, alcun fastidio. Diciamo che la prima sensazione era quella di che potessero muoversi o addirittura cadere, ma devo fortemente ricredermi in quanto anche durante gli allenamenti più difficili sono insomma rimasti in posizione. La questione, come vedete, si apre tramite una cerniera di ottima qualità e se cliccate il pulsante dei LED ci informano sulla carica residua. È prevista di una tasca interna, al cui interno c'è un cavetto USB che si connette sulla parte posteriore della custodia. Per quanto riguarda i ganci sono molto confortevoli, non ho avuto alcun fastidio. Relativamente invece alla punta, devo dire che la sensazione è completamente differente rispetto alle altre cuffie, in quanto la punta non si incastra nel condotto uditivo, ma piuttosto si appoggia. Plantronics ha voluto adottare questo approccio per consentire alla cuffia di far entrare il rumore ambientale. Una soluzione che può piacere ad alcune persone, ma di sicuro farà storcere il naso ad altre. La prima pecca è relativamente alla punta, che non è intercambiabile, è di un'unica misura, è di colore arancio, rosso, acceso, diciamo brillante, probabilmente perché se si perde bisogna contattare direttamente Plantronics. Per quanto riguarda la qualità del suono, i bassi non sono abbastanza enfatizzati, piuttosto carenti, la sensazione, gli alti vanno bene, ma la sensazione è quella di comunque non avere un suono abbastanza ricco e con molti dettagli, per cui le tracce hip hop o elettroniche sono piuttosto piatte. Qualità del suono non paragonabile, per esempio, alle Jabra Elite che ho avuto modo di provare.
Plantronics in passato ha realizzato diverse cuffie con un'ottima qualità del suono, ma in questa cuffia diciamo il focus è stato completamente differente, quello di voler garantire un certo comfort e sicurezza nella vestibilità della cuffia, e diciamo che diciamo, Plantronics ci è riuscita benissimo. Sono auricolari adatti a chi li usa soprattutto per fare sport o allenamento in generale, e a chi soprattutto ricerca durabilità della batteria e una certa stabilità e comfort. Il pairing è molto semplice: una volta attivato il Bluetooth sul nostro dispositivo basta prendere la cuffia destra, premere per circa 2 secondi fin tanto che non si sentirà pairing, e dopodiché la cuffia si connetterà al nostro dispositivo. Per utilizzarle è piuttosto semplice: una volta estratte dalla custodia bisogna tenerle un attimo vicino fin tanto che i LED non lampeggiano, così che le cuffie si sono sincronizzate. È disponibile un'app per i dispositivi Android ed Apple chiamata BackBeat, non c'è da aspettarsi molto, non prevede alcun equalizzatore per esempio, ma solo la possibilità tramite la funzione MyTap di associare diversi comandi alle cuffie. Per esempio quello di poter avviare un cronometro, o quello di poter lanciare un timer, o di chiamare Siri, o piuttosto per esempio avviare una canzone su Spotify o su Apple Music. Relativamente alla chiamata telefonica invece sono rimasto sorpreso, in quanto funziona molto bene. La qualità e la chiarezza della voce è molto buona, grazie anche al microfono con un processore di segnale digitale integrato e dedicato. Relativamente alla connettività non sono soddisfatto al 100%, non è affidabile, a volte si sente male oppure addirittura perde la connessione completamente, e per cui bisogna spegnere e riaccendere, cosa che non mi sarei aspettato, soprattutto nella cuffia il cui prezzo di lancio è stato 150 euro. Adesso probabilmente si potrà trovare a meno, ma comunque ad un prezzo simile mi sarei aspettato molto 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 di più. Relativamente alla batteria invece, la durata dichiarata da Plantronics è di 5 ore, e anche qui non sono mai arrivato più di 3 ore, tra l'altro non ho un volume altissimo, e se si aumenta il volume si rischia anche di toccare le 2 ore. Concludendo, quindi direi che è un'ottima cuffia per gli sportivi, per i runner per esempio che corrono in città e che hanno la possibilità di sentire anche il rumore ambientale, cosa assolutamente consigliabile per la sicurezza, ma di sicuro non è una cuffia che consiglierei agli audiofili, ecco, per la qualità del suono. Detto questo vi saluto e vi ringrazio come sempre. Ciao!